Il venerdì dalle 21 alle 22 su Antenna Radio S. Oltre le differenze. Mi sembra che stia bene, non è vero piccoletto? Grazie a Dio dopo ieri notte. La vita è così, ma ti fa capire quanto sia importante essere preparati. Per cosa? Per quello che è successo con l'infermiera. Dio, era veramente una stronza. Cosa c'è che non va? Beh, è qualcosa di cui parlammo prima che Gus nascesse, solo che poi non l'abbiamo mai fatto. Melanie vorrebbe fare richiesta per l'adozione come secondo genitore. Cos'è? Io non sono un genitore biologico di Gus come Lindsay o Brian, quindi devo richiedere dei documenti per diventare un genitore legale. Solo che Melanie non può fare alcuna richiesta fin quando tu non firmi la tua rinuncia ai diritti di genitore. Sai che farei sempre parte della sua vita, esattamente come faremo io e Melanie. Non devi convincermi, dimmi dove devo firmare. Buonasera e bentrovati ad una nuova puntata di Oltre. Oggi affrontiamo un argomento di quelli che scottano. Avete riconosciuto sicuramente una delle scene più intense di Queer's Folk, giusto Eloy? Assolutamente, anzi bellissima davvero, da vedere e anche da ascoltare. Quindi lo avrete capito, parleremo di adozioni. E la domanda è: i gay possono o non possono adottare? Oh, una prima considerazione voglio farla subito, e cioè l'adozione per le coppie e i single gay è una realtà in molti paesi d'Europa e del mondo. È legale in Spagna, Regno Unito, Svezia, Belgio, Olanda, Islanda e addirittura Israele. Sì, ma pensa un po' che in Germania, Norvegia, Danimarca e Finlandia è permessa la stepchild adoption, ovvero l'adozione del figliastro. I partner di una unione civile possono quindi adottare figli naturali o adottati avuti dal o dalla partner da una precedente unione o matrimonio. So che rischiamo di essere noiosi, ma queste cose ci piace farvele sapere. Esistono anche paesi in cui ci sono tutele per le unioni di fatto, ma le adozioni non sono concesse. È il caso della Francia, dove ad esempio l'adozione da parte di un singolo è possibile, ma non lo è da parte di una coppia omosessuale o eterosessuale, per esempio legata da Pax. Sì, va bene, ma dai, in questo caso fatta la legge, trovato l'inganno, no? Cioè, scusa, io potrei da single gay chiedere di adottare. Cioè, mica è scritto sulla carta di identità l'orientamento sessuale delle persone. Eh già, deve essere per questo che il Vaticano, di fronte alla sentenza della Cassazione, che di recente ha riconosciuto, seppur parzialmente, il diritto di una madre sola ad adottare, ha avuto una reazione immediata e scomposta, direi. Eleonora, ecco. Ma c'è un dettaglio di non poco conto però. E cioè, sono curiosa. Per aggirare la legge bisogna mentire, nascondere la propria omosessualità e negare l'esistenza del partner, e credo che sia inaccettabile per chiunque il fatto di dover mentire su un aspetto così importante della propria vita, no? Assolutamente hai ragione, ma ho letto anche che eccezionalmente l'adozione ordinaria è stata accordata al partner dello stesso sesso del genitore. In tal caso, infatti, il genitore biologico conserva il legame di consanguinità legale, mentre l'adottante esercita solo l'autorità genitoriale. Esiste in realtà il precedente di un tribunale francese che, a seguito di un'adozione semplice da parte della compagna della madre biologica, ha accordato alle due donne congiuntamente la potestà mediante una forma di delega della potestà genitoriale. Una sentenza confermata nel febbraio 2006 dalla Corte di Cassazione, che ha stabilito che entrambi i partner di una coppia dello stesso sesso possono assumere i diritti e doveri del genitore biologico. E sempre nel 2006, esattamente nel settembre, in Scozia il Parlamento ha approvato a larga maggioranza una legge che consente alle coppie gay di adottare bambini. Fino ad allora ciascun membro della coppia poteva adottare, ma i figli risultavano figli di un genitore single, mentre il partner era praticamente escluso dalla genitorialità e quindi non aveva alcun legame parentale con il figlio. In Islanda invece, come è logico, l'adozione da parte delle coppie dello stesso sesso è possibile in conseguenza dell'introduzione del matrimonio tra persone dello stesso sesso, avvenuta il 27 giugno 2010. E pensa un po' che recentemente in Germania la magistratura ha riconosciuto agli omosessuali l'uguaglianza davanti alla legge. La Corte di Appello di Amburgo ha sancito l'incostituzionalità del divieto di adozione per le coppie omosessuali. Come sta succedendo negli Stati Uniti, i partiti tedeschi si sono divisi, ovviamente, e il riconoscimento dell'uguaglianza per le coppie omosessuali arriva infatti dal potere giudiziario. E sono molto interessanti le motivazioni del Tribunale di Amburgo, perché rimarcano come i figli delle unioni gay siano svantaggiati dal mancato riconoscimento dei loro genitori, una discriminazione pari a quella di chi li adotta. Le unioni civili sono in questo punto quindi del tutto assimilabili al matrimonio, e quindi devono esserci gli stessi diritti previsti per le persone sposate. Insomma, per i giudici crescere in una famiglia etero oppure omosessuale è sostanzialmente la stessa cosa. Esatto, infatti se andiamo oltre oceano in Canada, l'adozione dipende dalla giurisdizione provinciale e territoriale. In Alberta, per esempio, i gay e le lesbiche possono adottare soltanto i
figli dei loro partner. Negli USA ci sono alcuni stati, California, Massachusetts, New Jersey, New York, Nuovo Messico, Iowa, Vermont, Florida e Washington DC, e Natasha ti ho fatto anche la lista, guarda un po', permettono l'adozione alle coppie gay e lesbiche, mentre altri stati le hanno proprio proibite per legge. Chiudiamo questa importante carrellata con la decisione della Suprema Corte di Israele che nel gennaio 2005 ha permesso ai gay l'adozione dei figli del partner. E poi tutti dovremo ricordarci che il 24 gennaio del 2008 anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha stabilito che anche gli omosessuali hanno diritto ad adottare un bambino. E adesso arriviamo al nodo, no? E uno si domanda, e in Italia? Bene, è importante che sappiate che in Italia le coppie gay non hanno alcun riconoscimento e non possono adottare, ma questo succede anche per i single eterosessuali, quindi anche per loro non è possibile adottare, o almeno al momento non esiste una legge che lo consenta. Sì, torneremo sull'argomento nel prossimo blocco, prima però diamo il benvenuto al nostro ospite. È infatti con noi Ape Drag Queen, al secolo Aldo Piazza, una drag fantastica, meglio nota al grande pubblico come la Mara Maionchi del Chiambretti Night. Buonasera. Buonasera, grazie a voi. Allora, in questa puntata noi parliamo di un argomento abbastanza scomodo, parliamo di adozioni da parte delle persone omosessuali. Mi viene subito voglia di chiederti un po' per gioco come la tua Mara Maionchi commenterebbe le parole di Giovanardi, di Sacconi, della Mussolini, insomma di tutti quelli che in questo periodo si sono espressi contro questo tipo di scelta. Ma guarda, userebbe il suo epiteto più famoso, che forse non è ripetibile per radio, sarebbe un maffa qualcosa probabilmente. La Maionchi mia, perché non parlo per la vera Maionchi, la mia secondo il mio pensiero li manderebbe probabilmente a quel paese. E invece come vive Aldo in prima persona la totale assenza di diritti e di tutele da parte delle persone LGBTQ? È una cosa che mi tocca abbastanza a livello soprattutto etico. Devo dirti la verità che io vivo una vita abbastanza felice proprio dal punto di vista della coppia, dell'amore, del nucleo familiare. Logicamente si presentano spesso delle tematiche importanti, soprattutto per chi come me vive con un'altra persona e non gode assolutamente di nessun diritto. Per cui spesso quando si tratta, che ne so, magari del pensiero di acquistare una casa, di avere dei beni in comune, di magari affrontare una convalescenza in ospedale, cioè temi, poi anche argomenti abbastanza normali che tornano spesso in questi discorsi, chiaramente si va a pensare però cavolo, qua ci vorrebbe una legge, ci vorrebbe un decreto, ci vorrebbero i diritti, perché logicamente ci si trova un pochettino spaesati, no? A me viene sempre in mente quel film che si chiamava Woman, in cui c'era quella coppia di donne anziane che stavano insieme da una vita, che poi lei improvvisamente una delle due muore e l'altra non può andarla a trovare in ospedale, non può vederla. Quella scena incredibile che secondo me proprio la dice lunga su questo problema. Al di là quindi di ogni ideologia, poi ci sono problemi di natura pratica che riguardano la quotidianità di ognuno. Cioè ognuno veramente davvero la può pensare come vuole, ma io credo che di fronte a certe cose, cioè non c'è verso, perché dovrebbero essere così e basta. Cioè non è una questione di destra, sinistra, centro, chiesa, non chiesa, è una questione proprio umana, civile. E il fatto che in Italia ancora questi diritti non ci siano a me mi fa di un incazzare, perché non ha senso. Cioè per me non si dovrebbe neanche dover star qua a discutere di queste cose. Non si dovrebbe neanche discutere questo è gay, questo non è gay, cioè dovrebbe essere tutto nella norma, non dico normale perché è una parola che non mi piace, ma nella norma, cioè dovrebbe essere tutto molto fluido, no? Cioè si vivrebbe tutti molto meglio. Cioè voglio dire, anche le persone che purtroppo sono attaccate da questo morbo orrendo che è l'omofobia, non si rendono veramente conto di come si vivrebbe molto meglio, pensare che ognuno ha il suo posto nel mondo ed è giusto che ce l'abbia. L'ultima domanda riguarda i tuoi progetti. Presto sarai a teatro con un nuovo spettacolo, puoi anticiparci qualcosa? È uno spettacolo che noi stiamo cercando di portare in giro il più possibile. È uno spettacolo molto divertente, molto bello, che abbiamo realizzato qualche anno fa e che da due anni a questa parte abbiamo rappresentato in diverse città italiane anche con grande successo. È molto difficile anche lì riuscire a conquistarsi un posto in una stagione teatrale, perché logicamente
niente, un po' c'è la crisi che ha colpito anche l'industria dello spettacolo, soprattutto poi per colpa anche dei tagli, ci sarebbe da parlare infinitamente, e un po' perché comunque si tende a non considerare gli spettacoli di gente che forse non è troppo famoso, che non è troppo inserita, c'è una sorta di fobia anche in quello, per cui tu proponi il tuo spettacolo ma ti snobbano un po'. E altri progetti, chiaramente adesso devo finire la stagione televisiva e spero di continuare a lavorare con Chiambretti nella televisione che mi piace fare, ecco, perché la televisione di Chiambretti è una televisione che a me piace molto fare e in cui certe restrizioni di cui parlavamo prima non esistono, anzi è tutto molto più morbido, c'è tutto molto naturale, quindi insomma è davvero molto entusiasmante lavorare con lui e in quell'ambiente di... Te lo auguriamo assolutamente. Grazie mille per essere stato con noi. Grazie a voi, a presto. Ringraziamo Ape e ci prendiamo una pausa. Chi non resta con noi è un vero frufru.